questa l'immagine che dà Senna quando lo si vede girare, anche quando fa il giro veloce, la pole position, non dà mai l'impressione di sfruttare al 100% pista e macchina. Vediamo qual è il suo 72esimo passaggio, 1.30, quindi sì, ha perso tempo rispetto ai suoi avversari, ma non tanto quanto sembrano le immagini seguendolo in un giro di pista a 6 giri dalla conclusione del Gran Premio. E poi ha un bel vantaggio su Nigel Mansell, circa 33 secondi, quindi a Ayrton si può permettere comodamente il lusso di rallentare la propria azione. Mantiene quindi inalterato il proprio vantaggio su Nigel Mansell, al terzo posto è Alain Prost che ormai si è accontentato della propria posizione, al quarto Jean Alesi, al quinto Roberto Moreno, al sesto Emanuele Pirro, ancora 12 macchine in gara, questo vuol dire che anche il livello di affidabilità complessiva, ma si è fermato intanto Alain Prost ai box, un Alain Prost che sta indicando ai meccanici che probabilmente il guasto non dipende dalle gomme. Esatto, infatti avete visto c'è stato un rabbocco d'olio, anche se oramai avevano iniziato il cambio gomme, però Prost a questo punto ha segnalato qualcos'altro, c'è stato molto disordine, guardate, confusione. Hanno lasciato qualche cosa sotto la macchina, questa è la mia sensazione, perché sembrava che le ruote dietro non toccassero terra. Vediamo cosa c'era ancora dietro la macchina, vediamo, hanno lasciato qualcosa sotto la macchina, quando è stata abbassata c'era qualche cosa su cui la vettura si è appoggiata, avete visto che c'è stato un momento in cui le ruote posteriori non hanno toccato terra, c'è anche la Larousse che sta fumando, ma prima di lasciare un attimo 5 secondi di pubblicità vorrei seguire la macchina di Prost per vedere se tutto è rimasto sotto controllo e se Prost sta proseguendo. Sentiamo Patrizia, ecco c'era una pistola del cambio gomme sotto la vettura di Prost, riguardiamo al rallentatore un attimo Patrizia, state vedendo l'immagine, vedete? A questo punto riparte, ma c'è qualcosa sotto la vettura, qualcosa, vediamo che cosa si è appoggiato. Da questa immagine della telecamera vedete che un meccanico fa segno che c'è qualcosa su cui la vettura si è appoggiata, una specie di crick, possiamo controllare, eccola lì, è stata buttata via. Sì, c'è stato qualcosa che un meccanico prontamente ha buttato via con un calcio, ma è la mia sensazione che la velocità di reazione del meccanico sia stata per non creare un'ulteriore polemica all'interno dei box Ferrari. Però ragazzi, queste immagini, ed era probabilmente una pistola del cambio gomme dimenticata lì, non so che cosa dire, esatto, un bullone di un cerchione che è finito sotto la macchina, e vi devo ricordare che le macchine sono 6 mm da terra quando sono in condizione da gara, quindi non c'è spazio neanche per un bullone in una macchina di Formula 1.